confettuori, lamponi, poi vendiamo pomodoro, vendiamo straccetti di chianina, poi vendiamo succo di mela, pera, vendiamo clip alla chianina, lanzane stufate, stufate di radicchio e bietola. Non si ferma l'attività della conserveria e dell'associazione Ragazzi Speciali Ollus. Dopo essersi messi alla prova con marmellate e conserve, i ragazzi della conserveria, il laboratorio di trasformazione alimentare che prevede l'inserimento lavorativo di giovani con autismo e disabilità intellettive, si sono messi al lavoro per realizzare un nuovo progetto alla riscoperta dei piatti della tradizione locale, ma già pronti ad assaporare in chiave takeaway. Questo è l'ultimo prodotti nati in conserveria da un progetto che è stato un po' studiato in tutto questo anno di attività e vuole essere una raccogliere dentro il vasetto di vetro la tradizione del territorio con l'utilizzo dei prodotti sempre dell'agricoltura perché sono quelli alla base e con ricette magari anche dimenticate che possono essere gustate sia da chi non ha tempo di poterle realizzare, ma anche dai turisti che possono poi portarselo via e gustarselo a casa. Un'iniziativa nata anche grazie al supporto dell'associazione Cuochi Arezzo. Avere chi ci dà la sicurezza per noi è importantissimo, anche perché nel prodotto che vi arriva in tavola deve essere un prodotto sicuro e buono. I piatti realizzati dall'Associazione Ragazzi Speciali dal 1 settembre saranno poi commercializzati all'interno del mercato Le Logge del Grano, dove l'associazione ha già trovato un suo spazio all'interno degli scaffali con altre specialità. L'obiettivo che abbiamo sempre avuto, diciamo, è quello di avere una forte attenzione nel sociale, oltre che naturalmente far conoscere e promuovere i prodotti del territorio. Gusto, solidarietà, chilometri zero, ma anche attenzione al senza glutine. La comodità di questa idea geniale che è stata avuta, innovativa, che è stata avuta da Ragazzi Speciali della conserveria è quella di chiudere all'interno di un vasetto un prodotto certificato che viene aperto solo dal consumatore, per cui non vi è contaminazione ambientale nel locale.